Vorrei cambiare il mio lavoro e migliorarlo dal punto di vista del tempo. Io Natale non lo faccio a casa in Romania da 16 anni. Mi chiamo Oana, ho 42 anni e vado a incontrare la mia counselor Anka. Abbiamo fatto un percorso online, vari incontri e oggi ci incontriamo di persona per finire il mio curriculum, così posso iniziare a cercare un nuovo lavoro e rimettermi in gioco. Sono Anka, una counselor professionista e mediatrice familiare e insieme alla mia associazione ASPID Milano siamo stati coinvolti da Europa Assistance per seguire le donne che vogliono migliorare la propria situazione lavorativa o semplicemente trovare un lavoro. Buongiorno, Wana, ben trovata! ben trovata a te Anka, sono contentissima di vederti. Quanto dista la tua abitazione da Ma qui? poco, 10 minuti in macchina, perché io abito Bucinasco, è qua vicino. Sono rumena, sono arrivata in Italia in 2005, mi sono laureata in Romania, sono venuta qua per il mio marito e siamo rimasti qua. Ho iniziato a lavorare, veramente lavorare, con un contratto fisso dal 2009 in un negozio di abbigliamento, dove ci lavoro tuttora. E ti faccio vedere un po' come qua, in realtà Assistance. Come vedi ci sono tanti uffici, no? Sono arrivata a fare questo percorso di counseling perché in un momento della mia vita ho dovuto fermarmi. Alla fine del 2019 ho saputo che avevo un tumore al seno. Dopo che sono stata operata, ho riniziato a lavorare dopo un mese perché non riuscivo a stare a casa, ero già part-time. Quindi il lavoro mi ha aiutato molto a sentirmi utile, a non mollare, diciamo, anche se è stata dura. E poi piano piano ho iniziato a pensare che vorrei cambiare il mio lavoro e migliorarlo dal punto di vista del tempo. Io Natale non lo faccio a casa in Romania da 16 anni. Questo periodo per me è bruttissimo, perché tutti Natale, invece per me no, perché non riesco ad avere i miei familiari vicini. Intanto un foglio, Ok, quindi grazie. hai scelto già il colore, vedo, un Sì, po' ti diciamo rappresenta che quindi il verde in questo la momento. speranza che non deve Ok. mai morire. Questo disegno dovrebbe essere uno scarabocchio di quello che tu provi in questo momento, come stai, quello che è stato un po' il tuo percorso fino qui. Sono stata a un incontro con Afol Metropolitana, di un programma empowerment al femminile e alla fine di questo percorso ci hanno proposto tramite Europa Assistance di fare un percorso individuale di counseling. Sono stata scelta e ho accettato volentieri. Anka è la mia counselor. Abbiamo fatto un percorso online, io ho presentato le mie prospettive per il futuro, diciamo cosa volevo. Il counseling favorisce la proattività e la propositività della persona, si lavora molto su se stessi, sul riconoscere la fiducia che si ha in sé. L'iniziativa Empowerment al Femminile nasce in Europa Assistance ed è un progetto creato per le mamme che tornano dopo la pausa di maternità al lavoro. Europa Assistance, dunque, visto un po' il successo che ha avuto questo progetto all'interno dell'azienda, ha deciso di allargarlo un po' alla comunità, quindi esportandolo un po' fuori, dando la possibilità alle donne che non hanno l'accesso diretto a questo tipo di servizi per poter conciliare anche loro, appunto, il loro essere madre e donne. Il tema maggiormente affrontato all'interno di questi incontri è stato quello di ritrovare la fiducia in loro stesse e avere la forza di rimettersi un po' in gioco rispetto al nuovo lavoro. Allora, Oana, mi fai vedere un po' le tue foto che mi hai portato Sì. e qual è magari quella più significativa a te e che cosa ti colpisce nel mentre la guardi? Guarda, se devo scegliere tra tutte queste, ti scelgo la foto dei miei genitori, perché tutto diciamo È una che foto in bianco e nero, quindi sì, un da quando po' erano loro giovani, quindi penso che erano a casa mia, quella della giovani, un Romania, po' come te. sì, prima di sposarsi erano qua e avranno avuto 25-26 anni, penso. Oana mi ha lasciato un po' la sua grande forza. La nostra storia è simile in quanto tutte e due proveniamo dalla Romania. In questo caso specifico, avere un po' le stesse origini ci ha aiutato a stabilire velocemente una buonissima alleanza operativa di lavoro. Il lavoro per me in questo momento significa un posto dove io trovo i miei amici, una piccola famiglia allargata, il posto dove io mi sento utile, dove ho trovato la mia indipendenza. Per me il lavoro è molto importante, non riuscirei mai a stare a casa e non lavorare.
Tra qualche anno, invece di andare una volta barra due a casa in Romania, mi immagino che posso andare a trovare i miei, questo è il mio grande desiderio, godermi di più la mia famiglia, mio figlio e mio marito. Per me è stato molto importante rivolgermi a una counselor perché lo dico da tanto tempo che voglio cambiare e me lo stavo sempre dicendo volere e potere. Sia mio marito, mia madre, la mia migliore amica mi dicevano sempre: tu hai la possibilità, hai le competenze di fare di più. Spero di aver trasmesso Juana il mio entusiasmo mentre parlo del mio lavoro. Come dico spesso, faccio il lavoro più bello del mondo, quello di essere counselor appunto, e a qualche livello mi è ricordato un po' ascoltandola che anch'io l'ho scelto un po' più da grande. Nel momento in cui ho scelto di fare questo percorso con la counselor, mi si è aperta la mente, sono più consapevole delle mie opportunità e delle mie competenze.